Alessandria, in 7 su un'auto in fuga dai carabinieri, 3 morti e 4 feriti, arrestato il conducente per omicidio stradale. Bimba di 5 anni salva grazie a un eccezionale trapianto di fegato collegato al cuore, eseguito alle Molinette di Torino. Ora è all'ospedale infantile Regina Margherita, sta bene. Il 2023 del Teatro Regio comincia dai concerti, il primo l'8 gennaio con Messa da Requiem e il 27 omaggio al Giorno della Memoria. Sestriere, capitale dello sci, con la Coppa del Mondo Femminile, trionfo in casa della cuneese Marta Bassino e avvio della nuova stagione, tra rincari e aspettative. Ne parliamo con Giovanni Brasso, presidente Sestriere S.p.A. Bentrovati, nuova edizione del nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Televisione, che apriamo con la tragedia di Alessandria e di 3 morti e 4 feriti, il bilancio del grave incidente avvenuto proprio alle porte del comune alessandrino. Un'auto con a bordo 7 giovani non si è arrestata ad un controllo da parte dei carabinieri e la sua fine è finita in tragedia. Una fuga finita male, la più giovane delle vittime aveva 15 anni. 23-21 anni, l'età degli altri due giovani deceduti nell'incidente. Il conducente dell'auto, un 22enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. I dettagli della vicenda. Sono ormai le 4 di notte quando, giunti in via Maggioli, il lampeggiante dei carabinieri, che li vuole controllare, procedono a zigzag, li mette in fuga. Sono in 7 su questa Peugeot 308, alla guida un 22enne. Seminata l'appunto dei carabinieri all'altezza della scuola di polizia, in corso Acqui, il giovane procede spedito anche per tutta via Casalbagliano. Giunta al punto estremo della periferia sud della città, tra Cabanette e Cantalupo, l'auto impatta a velocità sostenuta su questo guardrail che delimita le corsie prima del passaggio a livello. Il volo della Peugeot raggiunge un'altezza sufficiente a superare in altezza questo bombolone del gas, per terminare la sua corsa nel cortile dell'abitazione che fiancheggia la linea ferroviaria. A terra rimangono i corpi di Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21, e la più giovane del gruppo di amici, Denise Maspi, 15 anni. Gli altri 4 occupanti del mezzo sono portati dai sanitari del 118 in ospedale. 2 sono in codice rosso, entrambi lottano per sopravvivere. Domenica pomeriggio ad uno dei due gli si ferma il cuore, per un tempo sufficiente a far dire che le vittime sono diventate 4. Saranno i carabinieri a smentire la notizia, il ragazzo è ancora vivo. Il caso descrive quindi un triplice omicidio stradale, per cui si trova accusato e agli arresti con domicilio in ospedale il 22enne alla guida della Peugeot. Nel sangue alcol superiore al consentito. I carabinieri che conducono le indagini sull'incidente attendono il via libera dei sanitari per poter sentire il conducente dell'auto. Ma la verità e la ricostruzione delle ore che hanno preceduto la tragedia lascia spazio ad un doveroso cordoglio. La città, in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie delle vittime, ha annullato la conferenza stampa di presentazione degli eventi legati al Capodanno. Ed ora vi aggiorniamo sulle condizioni dei 4 feriti. All'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria restano ricoverati in prognosi riservata un 21enne ed una 16enne che è stata operata. L'altra minore a bordo dell'auto è invece una 17enne che è stata ricoverata a Novi Ligure. Alla guida della vettura, inseguita dai carabinieri, c'era Marwan Naimi, 23 anni, originario del Marocco ma alessandrino, arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato e piantonato dalle forze dell'ordine in ospedale per evitare ritorsioni. Anche il pronto soccorso è presidiato dopo le tensioni di domenica pomeriggio tra i parenti e gli amici dei feriti che volevano entrare per conoscere le condizioni dei giovani feriti dell'incidente. Cambiamo argomento con un'altra storia, lieto fine però, sta bene la piccola di 5 anni di origine cinese salvata da un trapianto di fegato collegato direttamente al cuore effettuato alle Molinette di Torino. La piccola è seguita dall'equipe di oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita, diretta dalla professoressa Franca Fagioli che ai nostri microfoni
ci spiega l'intervento al quale è stata sottoposta la bimba. Ancora sanità, andiamo a Cuneo con la fondazione ADAS Onlus per offrire la propria assistenza anche con soluzioni residenziali alle cure palliative. Ha elaborato così un progetto per la creazione di un hospice cittadino proprio in Cuneo. Sentiamo.
Ed ora la 30ª edizione del concorso enologico internazionale dedicato alla viticoltura eroica che premia anche il Cunese. Un'azienda di Corte Emilia si è aggiudicata il premio Donna. La Valle d'Aosta ha vinto il premio mondiale Vini Estremi. Vediamo. L'8 gennaio 2023 inizia la stagione dei concerti al Teatro Regio di Torino. Il sipario si apre alle 15 con Messa da Requiem. Il 27 gennaio spazio al concerto per il Giorno della Memoria. Il 15 maggio un omaggio a Ezio Bosso. Scopriamone di più.
Ed ora un evento interamente dedicato al Natale, al Lingotto Fiere a Torino. Si chiama To Wonderland, un percorso fatto di luci, elfi e ambientazioni fiabesche. E poi c'è l'incontro con Babbo Natale, vediamo. Con l'avvicinarsi del 25 dicembre aumenta il desiderio di sentire lo spirito natalizio sia per grandi che per piccoli. To Wonderland è una fiera dove si può sentire da vicino la magia del Natale. Come avete avuto l'idea di questo evento e come è stato organizzato? GL Events Italia Lingotto Fiere quest'anno vuole ampliare il panorama delle attrattive offerte dalla città di Torino e ha creato questo nuovo format che definiamo come un percorso immersivo. È un percorso immersivo in questo mondo di luci, di installazioni luminose alte fino a 7 metri, angoli scenografati e una continua interazione con i nostri elfi, i nostri personaggi fantastici che accolgono le nostre famiglie all'inizio del percorso e le accompagnano fino ai momenti più importanti. Abbiamo naturalmente l'incontro con Babbo Natale, abbiamo il Borgo degli Elfi, dove i nostri piccoli ospiti vengono intrattenuti con giochi, intrattenimento e favole, e abbiamo anche il nostro teatro, questo teatro dei sogni, dove ogni mezz'ora succede un qualcosa. Ci sono due spettacoli dedicati a bimbi di diverse età in modo da arricchire ulteriormente questo percorso di luci meraviglioso. Incontro con Babbo Natale come avviene? Ci saranno gli elfi a disposizione per fare in modo che ogni bambino, in base al turno di arrivo, possa incontrare il nostro magico Babbo Natale, esprimere chiaramente i loro desideri, raccontare se sono stati bravi o cattivi e poi andare a imbucare la letterina all'ufficio postale che è proprio di fianco all'entrata di casa di Babbo Natale. Fino a quando l'evento sarà disponibile? To Wonderland è aperto fino all'8 gennaio. Come funziona l'ingresso all'evento? Consigliamo a tutti di utilizzare la nostra libreria online per entrare direttamente all'evento ed avere anche un piccolo risparmio, se no sarà possibile comprare i biglietti anche chiaramente al punto vendita aperto all'ingresso di To Wonderland. E pensate di replicarlo nei prossimi anni? L'obiettivo sarebbe iniziare un percorso. Quest'anno è la prima volta che presentiamo questo format, ma è un format che può diventare sempre più grande, sempre più attrattivo, cambiando anche i contenuti che ci sono all'interno. Il nostro obiettivo è di trasformarlo in un appuntamento ricorrente d'ora in poi nella città di Torino. Lo sport, il calcio, ancora tre giocatori della Juventus sono impegnati nel Mondiale in Qatar. Intanto la prima squadra si allena e procede al recupero di Pogba. Vediamo. La Juventus può contare ancora su tre giocatori in lotta per la vittoria mondiale dopo i quarti di finale del torneo. Si tratta dei due argentini di Maria Paredes e del francese Rabiot. Dunque la Juve è il club di Serie A che sfoggia il maggior numero di giocatori a rappresentarla nelle semifinali del torneo, seguita da Inter con Brozovic e Lautaro Martinez e Milan con i francesi Theo Hernandez e Giroud. E si gode il suo momento anche con la sua nazionale Adrien Rabiot, diventato inamovibile per Deschamps. Contro l'Inghilterra il centrocampista della Juve ha disputato un'altra prestazione importante e dire che 4 anni fa il suo destino in nazionale sembrava terminato. Nel 2018 Rabiot non era infatti con la squadra che vinse i mondiali in Russia, poiché aveva rifiutato il ruolo di riserva dei 23 giocatori chiamati dal CT Deschamps. Rabiot all'epoca giocava nel Paris Saint-Germain. Una buona stagione per lui. E il caso fece clamore. Il Paris Saint-Germain intervenne e prese le sue difese. Tornando alla Juventus, la squadra è tornata ad allenarsi alla Continassa. Procede il programma di recupero di Paul Pogba, anche se le sue condizioni fisiche impongono prudenza circa la data del rientro. Torino invece è già sceso in campo. Sabato ha sconfitto 1-0 l'Espagnol. Alessandro Costa ci racconta i temi della partita e naturalmente se ne parlerà anche questa sera in Orgoglio Granata, in onda dalle 20.30, sentiamo. Dopo quasi un mese senza partite, il Torino è sceso in campo contro i catalani e l'Espagnol e ha vinto 1-0 con un gol di Milanciuk nel primo test amichevole del ritiro invernale del Torino a San Pedro del Pinatar, dove c'è ovviamente anche l'Espagnol. Ivic ha avuto diverse assenze e quindi ha dovuto mandare in campo Berisha in porta, difesa 3 composta da Zima, l'olandese Skurs che è tornato a giocare dopo l'infortunio alla spalla partito contro la Samp e Buongiorno in difesa. A centrocampo, sugli esterni, a destra Baglieie che ha avuto davvero poco spazio in campionato e l'austriaco Lazzaro, a sinistra al centro Ricci e il turco il Khan. Come sottopunte Milanciuk e Camo alle spalle di Sanabria, unica punta. Indisponibili anche per motivi influenzali sia Voivoda che Pellegri. Il Torino ha iniziato bene la partita, poi ci sono state un po' di occasioni della squadra catalana, soprattutto al 32esimo con Melamed. Ha avuto Caramo l'occasione del vantaggio trovandosi a tu per tu col portiere, ma
ovviamente ha sbagliato come spesso gli capita. Poi dopo il palo dell'Espagnolo con Mato, il gol al 39esimo di Miranchuk con un bel sinistro giro, il gol del match. In realtà il Torino ha fatto un cambio all'inizio del secondo tempo con Gigi al posto Zima sul centro-destra, poi l'occasione del doppio di Sanabria dopo una combinazione tra il Can e Miranchuk. Al 61esimo invece, girando i cambi, il Torino ha schierato tutti in primavera, quindi i ritmi si sono abbassati, ha avuto due occasioni in Spagnol per pareggiare, prima salvataggio di Gigi sulla linea del finale, poi la parata del portiere gemello entrato al posto di Berisha, poi ancora un'occasione per Sec al 91esimo, ma alla fine il Toro ha vinto 1-0. Poi c'è una sfida il 16 sempre a San Pedro de Pinatar contro un'altra squadra spagnola, l'Almeria. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo con Trebi Meteo, poi l'ospite in studio ci sarà l'ingegner Giovanni Brasso, presidente della Sestriere SPA. Parleremo naturalmente della Coppa del Mondo di sci alpino femminile e poi daremo uno sguardo alla prossima stagione con aspettative e costi. A seguire la rubrica Pillole di Storia Granata. Grazie per averci seguito, restate con GRP Televisione. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. In serata, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, cieli nuvolosi con possibili brevi rovesci nevosi. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli coperti con nevicate deboli. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Ancora insieme per la parte dell'approfondimento del nostro telegiornale, lo ricordiamo tante volte, il Piemonte si chiama così e forse è banale ma è bene ricordarlo perché le montagne sono parte integrante, anzi parte forse costitutiva della regione, quindi ogni tanto ci piace parlare di montagna, ne parliamo d'estate, ne parliamo d'inverno, non soltanto a livello sportivo ma anche a livello culturale, economico, sociale. Oggi però ne parliamo forse per il motivo per cui è per chi abita in pianura, uno dei motivi per cui sono più note, cioè il mondo della neve, degli sport invernali, e sappiamo che è un mondo importante anche dal punto di vista turistico e economico, oltre che sportivo e sociale. E in questi sono giorni importanti perché ci sono stati a Sestriere, c'è stata la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e c'è stato un successo, anzi più successi insieme, quindi siamo particolarmente orgogliosi. Con noi c'è il presidente della Sestriere SPA, Giovanni Brasso, benvenuto presidente innanzitutto. Grazie di essere qui. Allora, dicevo, grande orgoglio, soddisfazione molto piemontese, no? Soddisfazione molto piemontese, è stato un grande successo sia dal punto di vista sportivo, certo, perché naturalmente una delle competizioni è stata vinta da una piemontese. Beh, diciamo adesso, io lo perché volevo che lo dicesse lei, lo vogliamo ricordare, insomma, Marta Massino naturalmente. Una delle grandi vincitrici è stata una piemontese, è stato un successo per la Sestriere, che per il comitato organizzatore della Sestriere, che si è confermato fra i primi comitati del mondo. È stato un successo per il territorio perché ha reagito molto bene all'evento, hanno collaborato tutti, i maestri di sci, le forze dell'ordine, gli alpini. È stato un successo per la regione Piemonte, che non va dimenticato, ha cofinanziato con noi l'operazione. È stato un successo dal punto di vista televisivo. Non ho ancora i numeri, ma penso che gli ascolti a livello mondiale siano stati abbastanza elevati, lo sapremo fra circa 30 giorni. È stato un successo per tutti noi e di questo ovviamente ne sono orgoglioso e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per raggiungerlo.
Allora, sesto successo in carriera, podio numero 26 per Marta Bassino naturalmente, che ha vinto lo slalom gigante, lo ricordiamo per gli appassionati piemontese, come diceva, di Borgo San Dalmazzo, è stata anche ospite in una trasmissione con GRP. Marta si è imposta nettamente su una pista, la pista Agnelli, no? Piuttosto difficile, cioè di bella, difficile interpretazione, dicono i tecnici. La pista è piuttosto difficile, è una pista tecnica. Non dimentichiamo che la notte prima della gara ha fatto più di 40 cm di neve, quindi la pista è stata lavorata moltissimo, certo. Ma sotto il profilo tecnico comunque ne ha risentito di questa nevicata, quindi siamo anche contenti perché c'è stato un momento nel quale pensavamo addirittura che la gara non si potesse fare, invece siamo stati poi smentiti, certo, fortunatamente dai fatti. Si è fatta e alla grande, ma adesso invece inizio a fare le domande un po' da uomo della strada, come dicevo prima, da sciatore della domenica. Innanzitutto, c'è neve quest'anno? Beh, per il momento c'è neve, direi che la nevicata vera, e come ho detto prima, è avvenuta proprio il giorno prima della gara. Prima di questa nevicata avevamo forse 20 centimetri, che sono pochissimi. Con la nevicata di venerdì scorso la situazione è un po' migliorata, però siamo ancora lontani dall'ottimale. Noi stiamo in progress innevando le piste con l'impianto, anche perché in questo momento le temperature sono favorevoli, sono idonee all'innevamento, quindi in progress stiamo lavorando. Naturalmente stiamo anche facendo una politica molto conservativa, perché vogliamo arrivare al Natale in pieno spolvero, vogliamo che le vacanze di Natale siano per tutti i turisti, i nostri clienti, soddisfacenti e belle, certo. Quindi dobbiamo anche ragionare in termini di pianificazione. Certo, ma prima di tornare a parlare di cose belle, perché abbiamo visto nel video, anche nel video promozionale, poi abbiamo un bel po' di foto anche ora da far vedere, però ecco, prima di tornare a parlare di cose belle, parliamo delle cose impegnative, cioè si parla tutti di questo aumento dei prezzi, voi come vi siete comportati? Sappiamo che l'energia elettrica costa di più, cioè ce ne accorgiamo, cioè, come consumatori, ecco, al di là delle singole imprese, come avete dovuto... Beh, guardi, noi ovviamente abbiamo anche noi subito l'aumento dei prezzi, perché la nostra è un'azienda abbastanza energivora, quindi chiaramente abbiamo subito questo aumento. E come l'abbiamo sopportato questo aumento? L'abbiamo sopportato attraverso un piccolo, abbastanza piccolo ritocco dei prezzi, all'incirca il 6%. Quindi meno della media, perché ho letto che la media era più o meno 10 anche... Meno della media, e poi come tutti gli imprenditori sanno, nei momenti difficili bisogna anche sacrificare qualcosa della redditività dell'azienda, sperando in tempi migliori. Questo è il concetto dell'impresa privata, che quando va bene è giusto che guadagni bene, e quando va male deve sopportare questo disagio, fa parte delle regole del gioco. Certo, quindi insomma quello il problema insomma si fa sentire. D'altra parte invece come prenotazioni come siamo messi? Ma guardi, direi che come prenotazione andiamo piuttosto bene, perché per il periodo di Natale mi dicono che sia praticamente tutto completo, le settimane bianche le prenotazioni per le settimane bianche sono piuttosto buone, gli abbonamenti sono in linea con quelli degli scorsi anni. Ovviamente non possiamo fare previsioni sulla vendita dei giornalieri, perché dipende anche da come la crisi ha agito su tutte le persone, sui nostri sciatori della giornata. Certo. E quindi sensazione avete però? Più o meno un po' si capisce, sono persone che hanno esperienza. Ma la sensazione che abbiamo è che sul settimanale e sugli stagionali andiamo bene, senza problemi. Sui giornalieri ci potrà essere qualche problema maggiore, però dipende sempre dalle condizioni del tempo e dalle condizioni dell'innevamento, perché se saranno ottimali magari le persone della sciata domenicale verranno a sciare, se non saranno ottimali magari vengono a sciare una volta al mese o una volta al mese di meno. Certo.
Ma quanta gente tiene occupata? Perché quando si va a sciare, no, uno poi pensa, magari con la famiglia, con gli amici ci pensi poco, ma in realtà vedi un sacco di gente a lavorarci, no? Quando parti con lo ski, quando arrivi con la seggiovia, c'è sempre un sacco di gente giustamente ad aiutarti, anche pronta a risolverti i problemi, perché insomma comunque sei in un posto, è difficile, sei in alta montagna con dei pezzi di plastica ai piedi. Beh, posso dirle, sì, per quanto riguarda la SSDR, certo, noi abbiamo circa 300 persone che lavorano, quindi sì, non sono poche, no, per niente. Ma quello che importa è l'indotto, certo, l'indotto di Sestriere, della Sestriere e di Bardonecchia, credo, anzi sono sicuro che supera le 5.000 sì, persone che lavorano, quindi sono 5.000 famiglie, quindi direi che è un indotto piuttosto importante per il territorio, è un indotto che fa di noi e di Bardonecchia quasi una piccola provincia. Certo, è vero, ma è cambiato il modo di fare turismo della neve? Cioè nel corso degli anni, mi diceva, no, prima, durante la pubblicità, che lei è dal 2006 presidente, quindi sì, qualche anno è passato, e comunque prima ha sempre vissuto, no, in questo mondo, comunque anche da appassionato e poi con i vari impegni. E è cambiato l'appassionato di montagna? Ma guardi, io direi che l'appassionato di montagna non è cambiato, anche perché le persone hanno sempre più bisogno di evadere dal grigiore cittadino, certo, e di spostarsi a respirare aria buona, a godere del sole, a godere della natura. Certo. Questo vale per il mare e ovviamente vale per la montagna. Sicuramente i cambiamenti climatici stanno incidendo in qualche modo, sì, sul nostro lavoro, però devo dire che è chiaro che i cambiamenti climatici sono importanti, ma sono cicli che, certo, impiegano decine di anni. È chiaro che noi siamo abbastanza fortunati perché siamo quasi tutto sopra tutto sopra il 2000 metri, abbiamo il 70 o l'80% delle piste esposte a nord. Sì. Questa è una grande fortuna per noi, però insomma direi che i cambiamenti climatici li sentiremo veramente in modo, sì, pesante fra 60 o 70 anni. Invece come sensibilità verso la montagna è cambiato? Prima magari, non so, mi viene in mente, ma mi dica lei se è soltanto la mia sensazione, magari negli anni 90 c'era proprio soltanto vado in montagna, soprattutto d'inverno, no? Vado a fare così la sciata, poi c'è una movida, vado a incontrare gente, così. Il rapporto con la montagna, anche, no, con l'aumento delle persone che vanno a fare le ciaspolate, cioè tutto quel mondo lì di vicinanza, di affetto per la montagna, mi pare ci sia una maggiore sensibilità, magari è solo una sensazione. No, c'è maggior sensibilità, è chiaro che oggi c'è una maggior richiesta di servizi aggiuntivi, ecco, quindi giusto, anche questo è importante. Una volta, 20 anni fa o 30 anni fa, ci si accontentava di andare a fare la sciata, sì, o di andare a fare la ciaspolata. Oggi il nostro cliente, quale che esso sia, richiede dei servizi aggiuntivi, che vuol dire la baita sulle piste, certo, che vuol dire il ristorante, che vuol dire il bar, la preschi, e quindi soprattutto, certo, i giovani richiedono maggiori servizi aggiuntivi. E anche l'attenzione alla parte enogastronomica, no? Cioè c'è anche lo vediamo in diverse, anche nella trasmissione di GRP, e l'attenzione enogastronomica a quello che si mangia in montagna, i prodotti tipici, questa è anche un'occasione per il territorio, no? È una grandissima occasione per il territorio ed è molto bello che la gente attraverso la montagna si avvicini anche all'enogastronomia, che deve sempre più rappresentarci nel mondo, perché noi comunque certo, piemontesi non siamo secondi a nessuno, certo, nell'enogastronomia, quindi è anche molto bello questo abbinamento fra la montagna e l'enogastronomia, tant'è che proprio in occasione della Coppa del Mondo abbiamo sfruttato molto, certo, questo binomio e l'abbiamo reso pubblico, sì, e l'abbiamo, sì, utilizzato, noto, molto, e ha dato anche delle grandi soddisfazioni dal punto di vista organizzativo. Sì, in modo che chi viene a Sestriere si ricorda, è in montagna, in alta montagna, in un posto sicuramente molto noto, ma ricordandosi bene di essere in Piemonte, no? Questo non va mai dimenticato perché noi siamo molto ambiziosi e orgogliosi della nostra piemontesità. Certo, mi sembra doveroso. Grazie davvero.
al presidente di S3 SPA, grazie per essere presente qui, oltretutto in una giornata così importante per lei, quindi a maggior ragione è stato un bel viaggio, ma la ringraziamo davvero per la sua presenza, quindi grazie a Giovanni Brasso e grazie a tutte le persone che sulle piste si occupano della nostra sicurezza, di avere la possibilità di passare una giornata con la famiglia, con gli amici in tranquillità, perché sappiamo che sono delle persone che ci danno una mano se abbiamo dei problemi, no? Grazie a voi. grazie presidente, grazie a voi per averci seguito, l'incentivo, naturalmente l'invito è sempre ad andare sulle nostre montagne, sulle montagne piemontesi, a farsi un giro, insomma, ricordandone e vedendo nuovamente la bellezza di questi luoghi. Grazie ancora presidente, grazie a voi per averci seguito.